Stai bene? Sì, e tu? Dov'è Tsukasa? Gli è forse successo qualcosa? Dimmi, cos'è accaduto? Sai, Tsukasa avverte dolore anche per uno schiaffo. Perciò, se morisse nel Ward, se per caso dovesse ricevere una ferita mortale, mi domando che cosa mai potrebbe esserne di lui. Non può scomparire nel nulla. Giusto, no? Non può essere! Non permetteremo che accada. Da qui non si può più entrare. L'accesso è stato chiuso. Quindi non sei in grado di provare la tua storia? Ma che guaio! Comunque anche Bear, Mimiru e Tsukasa hanno incontrato l'uomo frammento. Loro tre hanno avuto a che fare con lui dopo di te, perciò non possono sapere come fosse quella stanza in principio. Allora non vuoi proprio fidarti di me? Ma è il tuo stesso personaggio a impedirlo. È inutile continuare a parlare con te. Posso metterti alla prova? Credo che se qualcuno fosse riuscito ad impossessarsi della chiave del crepuscolo, potrebbe finalmente accadere qualcosa di divertente. Anche se rifiuto tu, mi attaccherai lo stesso. Ti metto alla prova, no? Che noia! Scusa, non sapevo ci fosse già qualcuno. Che ti prende? Qualcosa non va? No, affatto, non va bene per niente. Non devi preoccuparti così. Tsukasa, nel mondo reale, sta bene. Davvero? Sì, certo. Ne sei proprio sicuro, Bear? Io non ti nascondo niente, Mimiru. Ti dico solamente le cose come stanno. Tu non mi convinci. Pur sapendo di mentire, potresti averlo fatto al solo scopo di tranquillizzarmi. Hai proprio ragione. È esattamente come dici tu, Mimiru. Ma se continueremo a parlare di lui, spunterà fuori come se niente fosse. Sì. E come al solito, si sentirà infastidito da me. Aspettiamolo. Sono d'accordo. Io so pazientare. Mi dispiace. Nonostante gli sforzi, non sono riuscito a impossessarmi della chiave del crepuscolo. Anche perché pare che non si trovasse in quel luogo. Subaru! Subaru, ascoltami. Credi ancora che la chiave del crepuscolo possa esistere davvero? C'è un uomo che continua a ripetere, come se fosse una preghiera, il desiderio che lui non ha mai potuto realizzare. E questo desiderio riguardava lei. È bastato soltanto che la chiave del crepuscolo iniziasse ad avere un proprio fondamento nelle nostre menti perché non fossimo più capaci a distinguere quale fosse il falso dal vero. Già solo per questo motivo credo che esista. Ho capito. Se ne sei certa tu, allora deve essere vero. Adesso ti prego non ricominciare. Prima o poi, non appena ne avrò l'occasione, intendo parlare di questa storia sia con Balmung che con Orca. Bella idea. Se dovremo agire d'astuzia, meglio essere in tanti. Ah, e potresti contattare anche quei ragazzi. Che cosa intendi? Intendo il Wave Master e i suoi amici. Quindi vuoi dire che anche Tsukasa e gli altri si trovavano lì? Certo, non li ho visti con i miei occhi, ma è quanto mi ha riferito BT. Dimmi una cosa, Krim. Dopo che il palazzo è crollato in seguito a quelle scosse, hai dovuto chiudere il programma o non saresti più riuscito a entrare nel gioco, giusto? Non sono il solo. So che anche BT ha fatto lo stesso. Se è così, allora Tsukasa... Io non capisco. Per quale motivo ti interessi tanto a lui? Non te ne avevo mai parlato, vero? Sappi che Tsukasa non si trova davanti a un computer. Quindi adesso lui non può più tornare nel Ward? Mi chiedo se è avvenuto realmente quello che temo.
La coscienza di Tsukasa ormai separata dal suo corpo. Dove sarà adesso? Cosa è successo? Bentornato, Tsukasa. Io sono tua amica. Finché noi due resteremo insieme, io ti proteggerò sempre da ogni pericolo. Tu, io e la piccola, noi tre insieme potremo vivere serenamente, senza essere disturbati da nessuno. Staremo in pace. Nessuno ci potrà mai più togliere il sorriso. Vivremo in un mondo dove non esiste né preoccupazione né dolore. No. Dove sono? Io non sono davanti al computer. Io ora mi trovo qui nel World. Ma questo me stesso che si trova qui, sono proprio io. Non dovevi aspettarmi. Ci sono questioni impellenti. Questa volta le sbrigherai tu. Non credo che tu abbia bisogno dei miei ordini. Sistemerai tutto. Siete sicura? Ginkan, ti prego, cerca di non dimenticare mai che anche noi, in fondo, siamo dei semplici giocatori, come tutti gli altri. Noi non possiamo affatto abusare del potere di cui siamo stati investiti, ma solo agire da mediatori. Ne sono ben consapevole. Se è così, allora ti prego di procedere. Lady Subaru. Devi scusarmi. Altrove c'è una situazione che vorrei verificare. Niente che abbia a che vedere con i cavalieri. Subito dopo mi disconnetterò, non preoccuparti per me. Se posso permettermi, molti fra i cavalieri scarlatti dichiarano di sentirsi urtati dalla condotta che avete adottato negli ultimi tempi. Però, Lady Subaru, ovunque siate, qualunque cosa facciate, voi rimanete sempre la nostra signora. Possiamo continuare a considerarvi un punto di riferimento e regolarci di conseguenza, non è così? Un riferimento. Se lo desiderate, potete anche crederlo. Thank you.
Tsukasa. Sono l'unico così. Sai, io non riesco a fare il logout. E se mi ferisco, vengo subito rigenerato. Non posso fuggire in nessun posto. E non posso permettermi neanche di morire. Non parlare così. L'unica cosa che posso fare è limitarmi a restare qui. Senza mai allontanarmi dal World. È un po' come se fossi prigioniero in una zona di confine. Tu credi davvero che in una condizione del genere io possa riuscire ancora a sentirmi vivo? A quanto dici, percepisci sia tutti gli odori e anche il contatto fisico e il dolore. Senti anche il mio cuore che batte. Io sto vivendo, altrove, lontano da qui. Ho un corpo che si muove e respira e questo fa sì che tu possa sentir battere il mio cuore così. Questo lo capisco, però io... Non cambia nulla. Tu sei vivo quanto me e hai certamente un luogo a cui poter far ritorno. Se davvero ritornassi... Comunque io ti aspetterò. Rimarrò in attesa del tuo ritorno. Spiegami per quale motivo. Solamente perché voglio incontrarti di nuovo. Sì, ma... perché? Perché è quello che desidero di più. Ti può bastare come risposta. Devi perdonarmi, ma io ho la netta sensazione che le parole possano in qualche modo minimizzare tutto. Probabilmente non ho il diritto di parlarti così, però... per favore, non fuggire dalla realtà. La realtà... la realtà che mi aspetta. È difficile. Un piccolo raggio di luce risplende di più se si trova circondato dal buio. E dunque l'accettazione dell'oscurità e delle sofferenze porta alla salvezza. Io voglio aver fiducia in questo. Ci deve essere una strada che conduce proprio dove vuoi tu. Ne sono sicura. Non capisco le tue parole. Non riesco a comprenderti. Non è poi così importante. Dimmi, che male c'è a non capire? Per quanto mi riguarda, è molto meglio che far finta che tutto sia chiaro. Tu dici? Ma certo. E ora, Bear, cosa facciamo? Perché? Che intendi? Non possediamo più alcun indizio che ci conduca fino alla chiave del crepuscolo. Siamo in un vicolo cieco. Non esattamente. Hai un asso nella manica? Sono nelle tue stesse condizioni. Ricapitolando, le domande da porsi sono... Intanto, bisognerebbe scoprire chi è quell'uomo. Dopodiché, chi è la persona che quell'individuo ha detto di amare? Una prova per tutta la vita. Che fosse concreta, visibile, tangibile e che potesse durare in eterno. Ha usato anche l'espressione la nostra speranza. Mi chiedo a chi o a cosa si volesse riferire.